uno leggeva male le sue cose, il Sacchetti racconta, c'è da aver paura, perché un giorno passando l'altro sentiva un fabbro che citava le sue terzine, ma a un certo punto lui andò in contegno, appuntò i suoi arnesi a terra e gli rompeva tutti. Allora il fabbro lo conosceva e gli diceva, ma che fai, ma sei scemo? E Dante disse, guarda, te tu rovini la mia roba, io rovino la tua. Quindi allora a leggere viene un po' paura, ecco, anche perché anche Marziale, un poeta romano, Marziale, un suo amico doveva andare a leggere le sue poesie una sera in una casa di nobili romani, e Marziale gli disse, senti, le poesie le ho scritte io, ma te le leggi male, le hai scritte te, hai capito? Che cambia proprio la cosa. Ora io non so, tutto quello che abbiamo detto ci può dirne mille, ma questo è il momento supremo. Queste parole che Dante dice, lo ripeto, hanno la perfezione del diamante. Queste terzine che ora io, diciamo, dirò insieme a voi, questa straordinaria ma bella serata, sono proprio il distillato, la purezza. È come se Adamo le pronunciasse per la prima volta nel primo emporio dell'umanità, quando Dio l'aveva creato. Perché il poeta rivolge la terra proprio come un povero, e la rinfresca, come rivolge il tempo, come rivolge tutto, e rinfresca tutto. E allora, ecco, questo senso dovete avere lì. E se tanti l'hanno letta in maniera straordinaria, quello io non so in che maniera, in che stile, non ci sono scuole, però io metto davanti Dante, naturalmente dietro il lettore, a far sentire questa perfezione, e vi prometto che due o tre cose le voglio mantenere. Voglio restituire l'endecasillabo, cioè ogni verso che dirò sono 11 sillabe. Rispettare gli agiatomani con quella piccola e leggera e breve sospensione tra senso e suono, come vi dicevo, di quelle cose che cadono nell'altre, e se lui ce l'ha messa c'era un motivo, e darvi gli accenti giusti, le O e le E aperte, le S e le Z pure aspre, perché all'epoca non si diceva per esempio cosa, ma si diceva cosa, e quindi è un'altra pronuncia, sono canti, è musica, e sbagliare una di queste cose mi capiterà spesso, anche a me purtroppo, ma è come sbagliare una nota, stonare un po'. Quindi restituire, cercare di restituire allegramente, non per fare quello attento, è una cosa che uno può fare, non è che voglio fare lo zelante, ma perché visto che uno che c'è, dice la voglio far bene perché gli voglio bene, se poi non viene, non viene, però ci si è messa tutta. Sentite la grandezza e il rimbombo davvero di questa perfezione e purezza. Sedicesimo canto. Già era in loco onde s'udì al rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arme fanno rompo, quando tre ombre insieme si partirono correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venian per noi e ciascuna gridava, sostati tu, calabito, ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Ahimè, che piaghe vidi nei loro membri, recenti e vecchie dalle fiamme incese, ancora mentuol pur chi me ne rimetti. Alle loro grida il mio dottor s'attese, volse il viso per me e ora aspetta, disse, a costor si vuole essere cortese. E se non fosse il fuoco che saetta alla natura del loco, io dicerei che meglio stesse a te che a loro la tua. Ricominciar come noi restammo e l'antico verso, e quando a noi fuor giunti, venne una nota di sé tutti e tre. Qual sogliono i campioni far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio, prima che sien tra loro battuti e punti. Così rotando ciascuno il visaggio, drizzava a me, sì che incontrare un collo, faceva i piè continuo viaggio. E se miseria desto loco sollo, rende il dispetto noi e nostri piedi, comincio l'uno, il tinto aspetto e crollo, la fama nostra e il tuo animo piedi, a dirne chi tu sei, che i vidi piedi, così sicuro per l'inferno fredi. Questi, l'orme di cui per stare mi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrana,
Guido Guerra ebbe nome, ed in sua vita fece quel segno assai e con la spada. L'altro, ch'appresso me l'arena trita, è Tecchiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo sud dovria essere gradita. E io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rustico ci fui, eccetto la fiera moglie più caldo di voce. Si fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarete allor di sotto e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia che di loro abbracciare mi faceva ghiotto. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia, la vostra condizione dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si disfoglia. Tosto che questo mio signore mi disse parole per le quali io mi pensai che qual voi siete tal gente venisse. Di vostra terra sono e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezione grazie ascoltai. Lascio l'Ofele e vo per dolci pomi promessi a me per l'overace duca, ma fino al centro pria convien chi torni. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se ne gita fora, che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e vallato i compagni, assai ne cruccia con le sue parole. La gente nuova e i subiti guadagni orgoglio e dismisura han generata fiorenza in te, sì che tu già te piangi. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò in te serve risposta, guardai l'un l'altro come al ver si guarda. Se l'altre volte sì poco ti costa risposer tutti in satisfare altrui, felice te se sì parli a tua posta. Però se campi desti luoghi bui e torni a rivedere le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fumi, fa che di noi alla gente favelle, indi romper la rota e a fuggirsi ami sembiare le gambe loro snelle. Un amen non saria piaciuto dirsi, tosto così come fuoro spariti, perché al mio duca parte di partirsi. Io lo seguiva e poco eravamo miti che il suon dell'acqua ne era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume che a proprio cammino prima dal Monte Vison ver levante dalla sinistra costa d'Apennino che si chiama acqua cheta suso avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome è vacante rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad una scesa ove dovea per mille essere ricetto, così giunto una ripa discoscesa trovammo risonar quell'acqua tinta sì che un po' ora avria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta e con essa pensai alcuna volta a prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che io l'ebbi tutta da me sciolta sì come il duca m'avea comandato porsi la lui aggroppata e raccolta, ondei si volse per lo destro lato e alquanto di lungi dalla sponda la gittò chiuso in quell'alto burrato. Eppur convien che novità risponda, dicea fra me medesimo al nuovo cenno e l'occhio col maestro si seconda. Ai, quanto cauti gli uomini esser dienno presso a color che non veggio pur l'ovra ma per entro i pensier miran col segno. El disse a me, tosto verrà di sopra, ciò che io attendo è che il tuo pensier sorga, tosto convien che al tuo viso si scopra. Sempre a quel ver che affaccia di menzogna, che l'uom chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer non posso, e per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, se le non sien di lunga grazia vote, ch'io vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso
meravigliosa ad ogni cor sicuro. Sì come torna colui che fa ciuso, talora assolver l'ancora che aggrappa o scoglio altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da piedi si rattrappa.